Arte Organaria in Sardegna è il punto d'arrivo di 20 anni di ricerche sul territorio, alla riscoperta di strumenti, ma soprattutto di fabbricanti, di uomini, del rapporto che sussiste tra fabbricanti e committenti, della rete di rapporti in area mediterranea che lega scuole costruttive d'oltremare, in realtà soprattutto italiane, nonostante la Sardegna abbia gravitato per circa 5 secoli nell'orbita spagnola, noi non abbiamo alcuna traccia né materiale, ma né tantomeno documentaria della presenza di organari spagnoli. E i rapporti più vitali, più efficaci e continuativi sono soprattutto con la realtà napoletana, una realtà ricca, articolata nel corso di circa 3 secoli, dal 500 sino al 700, ma anche oltre, che ha significato sostanzialmente l'arrivo di manufatti già finiti, realizzati dalle principali botteghe napoletane, quelle legate ai grandi centri di potere, Mancini, Cimino, De Martino, ma altresì dalla presenza di artigiani napoletani, a partire già dal primo 600, quando Giacomo Antonio De Marino e Antonio Grignano impiantano al principio del 600 una bottega a Cagliari. Questo rapporto con i napoletani, come detto, è un rapporto quasi preferenziale. Da Napoli arrivavano musiche, musicisti, altri strumenti e tanti manufatti e artefatti di qualità, quadri, statue, pitture, pittori. In questa rete di rapporti tra l'isola e, diciamo, il continente, abbiamo tracce di artigiani lombardi, il nome più noto, quello di Giuseppe Lazzari, che è un artigiano itinerante che nasce a Chiavenna, si trasferisce a Genova, lavora 13 anni in Corsica, giunge in Sardegna e da Cagliari diffonde i suoi strumenti in tutta l'isola sino alla morte negli anni 80 dell'Ottocento. E quindi è una storia articolata che vede appunto l'alternarsi di fabbricanti provenienti dall'Italia, dalla penisola italiana, e che in cui i sardi giocano in qualche modo la parte del comprimario. È difficile spiegare questa diffidenza in qualche modo dei sardi stessi per quest'arte, per quanto abbiamo diverse figure di artigiani sardi nel 600, penso a Giovanni Domenico Cardia, a Salvatore Pinna, padre e figlio, questo per rimanere in area meridionale, e a figure ancora non bene identificate come quella del frate Leonardo Spensatello, che agisce nel nord Sardegna nella prima metà del 700. L'organaria in Sardegna è un'organaria povera sostanzialmente. Le realtà rurali sono quelle più rappresentative rispetto alle realtà urbane, che sono decisamente minoritarie. Nelle realtà urbane, per esempio, sedimenta nella seconda metà dell'Ottocento l'organo orchestrale di tradizione italiana, l'organo che ha avuto come, per intenderci, massimi esponenti Serassi. È comunque l'organo orchestrale dotato di timbri che sgargianti, che si giustappongono appunto a quella che è il blocco del ripieno e che rimandano chiaramente a repertori di matrice teatrale, operistica. L'opera in Sardegna non ha un grande appeal per le popolazioni, soprattutto dell'entroterra, che rimangono fortemente legate a repertori e pratiche di tradizione orale, in cui l'organo va a inserirsi accanto allo strumento, per esempio nel meridione dell'isola, accanto allo strumento più iconico della cultura sarda, che sono dei launeddas, triplo clarinetto ad ancia battente, che è lo strumento appunto caratteristico della musica di tradizione orale, soprattutto nel meridione dell'isola.
Il volume di 509 pagine è stato un grande sforzo, sia dal punto di vista realizzativo, ma soprattutto dal punto di vista editoriale. Per questo io mi sento di dover ancora ringraziare l'associazione Serassi di Guastalla, Federico Lorenzani, che hanno creduto in questo lavoro e gli hanno dato una visibilità che, rimanendo all'interno della Sardegna, non avrebbe avuto. Devo ricordare, tra l'altro, che da questo volume è maturata anche un'esperienza didattica all'interno del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, con il collega Angelo Castaldo, la realizzazione del laboratorio organi storici, con il quale intendiamo formare le nuove leve dei giovani organisti alla conoscenza, alla valorizzazione degli strumenti storici dell'isola. Inoltre, l'uscita di questo volume ha avuto anche delle ripercussioni anche sul recupero, sulla valorizzazione degli organi storici attraverso la collaborazione con organari come Davide Murgia, come lo stesso laboratorio di Roberto Palmas, che hanno intrapreso un'attività continuativa di restauro. E accanto a questo anche l'opera di artigiani molto qualificati che arrivano dalla penisola, con le quali sono stati avviati numerosi interventi di restauro sull'esistente.